Sindaco, è un'immagine impressionante quella alle sue spalle, sembra quasi sia quasi scoppiato un ordigno, no, all'interno della foresta. Quando ve ne siete accorti? Sì, questo è successo la notte di mercoledì e poi quando ci siamo resi conto del disastro è stata veramente una cosa, come vi state rendendo conto, incredibile, insomma, ecco, non si pensava che avesse in una nottata avesse fatto tanto, tanto disastro. Ecco. Tutta causa del vento. Tutta a causa del vento che poi da una pianta a quell'altra ha fatto venire giù tutto quello che si parla, è stato quantificato intorno circa 3 ettari di foresta che è andata giù. Ancora oggi comunque è impressionante, a camminare in questa zona si sente lo scricchiolio delle piante, è una situazione davvero paradossale. Sì, ora da lunedì inizieranno i lavori, diciamo che in parte si è messo quasi in sicurezza quasi tutto. Ora lunedì sarà rifinito tutti i lavori per mettere definitivamente in sicurezza anche la possibilità di arrivare fino al monastero, che ora ci si arriva solamente a piedi, per poter ridare anche in transito per arrivarci anche con l'automobile. Tra l'altro è un episodio simile, si era verificato quasi 50 anni fa, sempre nella stessa zona. Sì, dice che negli anni 40 è successa la stessa cosa e oggi si è ripetuta, come si dice, quello che è stato a volte ritorna. Prima ha fatto riferimento al santuario, al monastero, adesso ci si può arrivare solo con una strada. Qual è la situazione appunto relativa anche al monastero e per le persone che lì abitano? No, lì problemi non ci sono, ecco, là non è successo nulla, è solo questo tratto che va qui dall'inizio della strada dove ci sono le laste, dove è pavimentata fino al cancello, ecco, quel tratto lì che poi insomma è stata rimessa in sicurezza tra ieri e oggi dall'operaio dell'Unione Comuni e della provincia. È una foresta devastata, un danno forestale e un danno paesaggistico direi molto ingente. Ieri abbiamo toccato con mano quelli che erano i danni agli edifici pubblici e privati, è una città devastata, ma devo dire che anche vedere questa foresta, che è la foresta monumentale dell'Averna, quindi uno dei patrimoni più pregiati dell'intera Toscana, ridotta in queste condizioni, fa una certa impressione. Beh, direi che ha veramente toccato duro questa tempesta di vento in diverse realtà della regione, ma qui in Casentino, in Val Tiberina e anche giù in Val di Chiana, cioè, ci sono veramente dei danni importanti che speriamo possano anche essere recuperati per quanto possibile. La regione sta facendo la sua parte, ora aspettiamo che anche il governo, rispetto alla richiesta di riconoscimento della calamità naturale, possa procedere al più presto.